Ancora una giornata ricca di gol, l'ottava nel girone D della terza categoria catanzarese, con la vittoria del Tiriolo 4-1 su Goodfellas, appunto, di Catanzaro, in quello che era in pratica uno scontro tra le due squadre che guidavano inizialmente questa classifica, con solo due punti di distacco del Tiriolo sul Goodfellas, che adesso sono diventati 5-4-1. Una tripletta di Paone per quanto riguarda la squadra di casa, ha messo subito in chiaro le situazioni, anche se dobbiamo dire il primo tempo finito con 1-0, poi nella finale della gara dal 70esimo in poi la squadra di casa ha prevalso con il netto risultato, appunto, come dicevamo, di 4-1. E quindi adesso resta ancora in testa il Tiriolo, fino adesso un solo pareggio, 7 vittorie, quindi 22 punti, e guarda con fiducia il prosieguo del campionato per la promozione diretta in seconda categoria. Seguono le squadre di testa, il Maida con 16 punti, Maida che regola uno spento Saletti 4-0 nel risultato finale. Per quanto riguarda la squadra di casa, due doppiette, una di Curcio e una di Perri, ma già nella finale del primo tempo c'era stato il primo gol, poi nella ripresa gli altri tre gol che hanno consentito alla squadra del Maida di restare da solo in terza alla classifica, anzi di avvicinarsi per la precisione alla seconda Goodfellas, a un punto adesso di distacco. In terza, in quarta posizione si è sistemato il Girifalco, un Girifalco che ha avuto la meglio anche nettamente, 5-1 sull'Atletico Feroleto, e quindi quarta posizione per la squadra di casa, che con i gol di Ferraina, la doppietta di Todaro, poi il gol di Dara e alla fine di Stranieri ha avuto proprio la meglio sulla squadra di Feroleto Antico, 5-0, quindi che pone la squadra girifalcese nelle condizioni di poter guardare al futuro con buone prospettive. Ricordiamolo, nella terza categoria le promozioni sono 3 e quindi direttamente c'è l'opportunità, attraverso la promozione diretta oppure attraverso i playoff, di arrivare alla seconda categoria, e il Girifalco, almeno da questo punto di vista, tenta di poterlo fare, tenta di risalire, di rientrare almeno con una squadra in un campionato più importante, magari probabilmente sperando di dover fare ancora l'anno prossimo un altro derby contro l'altra squadra di Girifalco. Gli stessi 12 punti al San Pietro Apostolo, che ha vinto la partita contro l'Excalibur Fronti, e quindi qui si chiude la zona alta, che è quella che potrebbe sistemare le posizioni in classifica per quanto riguarda la promozione. A seguire lo Staretti, questo Staretti che ha perso e che adesso si trova in pratica a proprio a ridosso della zona alta della classifica. Per il resto del fronte segnaliamo l'8-2 del Cortale sul Grifone Catanzaro, un risultato chiarissimo contro l'ultima della classifica, e la vittoria della Serra Stretta 5-2 sulla Kennedy, a completare quello che dicevamo, un campionato ricco di gol.